Buongiorno e bentornati in questo nuovo video. È l'ora di pranzo e io ho finito di fare, diciamo, un po' tutto qui a casa. Adesso metto l'acqua della pasta così mangiamo perché dopo vi devo raccontare un po' di cose e farvi vedere altrettante. Visto che qui il tempo stringe, non so quante cose da dover fare, preparare, organizzarmi perché qui questa panzona è sempre più grande e la sindrome del nido è sempre più presente, ma qui il tempo è tiranno. Quindi per voi ci vediamo subito, subito, per me invece fra un'oretta almeno. Ok, rieccomi, stesso posto, ma orario diverso. Abbiamo finito di mangiare, ho fatto la cucina, ho già messo tutto nella lavastoviglie, ma siccome mi preparo a fare alcune cose, l'avvio dopo, così metto anche il resto della roba che è sporco. Lì dietro di me ci sono dei tulipani e questi me li ha regalati gialli Mirko, mentre i rosa me li ha presi Enea. Qui invece ci sono la pasta colorata, perché ovviamente il pomeriggio in qualche modo cerco di impegnarli in qualcosa, perché se no non si sa che fare. Ogni tanto usciamo un pochino, che poi, a proposito di uscire, ieri di ritorno dal parco, stamattina ho dovuto lavare le scarpe di Mirko, perché di ritorno dal parco non ci siamo accorti che Mirko ha pestato una cacca. Arrivati a casa, Daniele ha sfilato le scarpe a Mirko e si è sporcato tutto quanto. Ovviamente la cosa a me ha fatto tanto tanto ridere. A Daniele no, e più io ridevo, più Daniele si incavolava. E quindi adesso ci sono le scarpe fuori e vediamo se poi dopo faccio fare anche un giro in asciugatrice, non lo so. Tanto comunque per oggi non usciamo, quindi credo che le lascio così. Comunque, che devo fare? Ho praticamente tre confezioni di questi. Se non sbaglio, in Italia questi li chiamano taccole. Taccole, io li chiamo semplicemente fagiolini, ma non sono fagiolini. Quindi adesso li lavo, li asciugo, poi li pulisco bene bene, tolgo tutti quanti le coste di lato, onde evitare che ci siano poi filamenti che mi fanno ribrezzo mentre li mangio. Perché li congelo, li porziono e li congelo, visto che in previsione della nascita poi di Giulia, l'ho fatto già, lo feci già sia con Nea ma anche con Mirko, di prepararmi delle scorte nel freezer di roba da mangiare, così quando, soprattutto le prime settimane, che sono dei giorni un po' più frenetici, stancanti anche, io non debba perdere anche tanto tempo in cucina. Infatti, oltre a farmi questi, così poi sono già puliti, eventualmente li devo soltanto sbollentare e poi condire. Mi preparerò anche qualche lasagna, un paio di lasagne, una parmigiana, delle torte salate. Queste cene almeno più qualcosa di più sostanzioso, di più gustoso, anche se non vi nascondo che a sto giro preparerò anche qualche vasetto di sugo semplice già pronto, così che io, soprattutto la mattina, che sarò ovviamente da sola con tre, mi facilito un po' di cosine. Poi, dopo che faccio questo, inizio a sistemare. Anzi, attento, andiamo, c'era Mirko. Senti, il mio fiatone va. Qui c'è anche il Narciso, che è poverino, un po'. Cioè, si vede che non è tanto il suo periodo da un punto di vista di sole, però sta andando bene. Questo è uno dei pupazzetti preferiti di
Mirko. Vabbè, è un personaggio di una cosa qui tedesca. Dicevo, dopo che faccio questo, lui intanto sta guardando i cartoni, devo andare a sistemare, iniziare a sistemare. Ho fatto un sacco di lavatrici su lavatrici, qui c'è un cassetto aperto, perché mi siedo, ecco, vado a sistemare, iniziare a sistemare la valigia per il parto. Siccome ancora bisogna montare l'armadio nella stanzetta di Giulia, ho messo tutte le cose pulite e le ho messe in questo contenitore di Ikea, si chiamano scab. Si chiamano scab o scub, non lo so, ne ho presi diversi, ho preso sia questi che sono i separatori dei cassetti, e poi c'è anche questo, che è quello che si appende nell'armadio sempre per risparmiare spazio, e poi appunto c'è anche questo qui più grande. Aspettate che vi apro. Dai. Lui ha sentito la sigla di SpongeBob ed è andato via. Ah, se vedete, ecco, calzini diversi anche ai bambini, perché vi ho appena messo una foto su Instagram e ancora non ho riportato le cose a posto, ecco. Comunque, dicevo, ho usato questi, così metto le cose qui. Qui ci sono tutte quante le copertine che erano ovviamente di Enè e Mirko, che userà anche Giulia. E qua. Ci sono tutte le cosine che in parte avete già visto quasi tutto, che ho lavato, qui anche le asciugamano, queste cose qui, in modo che io possa iniziare appunto a prepararmi la valigia per il parto. Proprio prima stavo guardando che penso che il primo cambio, aspettate, vediamo dove l'ho messo. Dove l'ho messo? Aspettate, dov'è? Ah, sono da questo lato. Intanto faccio il nuovo macello. Vabbè, dicevo che non so se il primo suo cambio sarà questo. Che bello. O questo, o questo. Vabbè, questi sicuro saranno per l'ospedale. Questi qua. Ora vediamo. Sono troppo bellino. Mentre di qui, ieri, dopo che li ho lavati, li ho anche stirati, ci sono le camicie da notte. Bellissime. Quindi anche queste poi ci organizziamo, che bisogna fare tutto, vero Mirko? Ho anche fatto pure la spesa di tutte le cose che mi servono. Adesso le visite di controllo sono ogni 2 settimane perché manca poco ed entro già nel nono, quindi adesso sono 2 settimane, ogni visita dura circa un'ora. L'altro giorno sono riandata a controllo, ho fatto un tracciato di 40 minuti, cioè non facevo più perché si spostava di continuo e quindi dopo un po' non prendeva mai il segnale. Io cercavo di stare immobile, abbastanza pesante, però per fortuna è andato tutto bene, tutto a posto, quindi questo è l'importante. Ora vi faccio dare anche una sbirciatina qui. Questa sarà la stanza di Giulia. Al momento non c'è niente, contiamo col fine settimana di iniziare con i lavori. Infatti, per il momento è così. Qui siamo pieni di pacchi perché col fatto delle chiusure, stiamo ordinando tutto quanto online. Poi vediamo piano piano, qualcosina ve la farò vedere. Ieri ci è arrivato il supporto, ovviamente non fate caso a tutto questo. ci è arrivato il supporto per fare il fasciatoio qui, la base di legno che poi verrà montata. Qui ad esempio c'è il cuscino che andrà poi per il fasciatoio. Di chi sono queste cose? Di Giulia? E tipo, ad esempio, c'è anche queste che sono dei cestini porta biancheria, porta giochi. Qui c'è la vaschetta per il bagnetto con il.
diciamo col treppiedi, perché quello che avevamo noi mai non va più, e più ci sono anche cosine per lui, perché sì, perché il 25 farà il compleanno, compie 2 anni, e siccome ufficiale sono tutti chiusi fino al 14, non si sa se poi apriranno o meno, quindi dei festoni, regalini, palloncini, queste cose le abbiamo ordinate prima così. Almeno ci assicuriamo, aspettate, sono in controluce, ecco, ci assicuriamo la festicciola, sempre ovviamente tra di noi. E basta, questa sarà appunto la sua stanza, come vedete. Dice lo stendino, l'unica cosa, ci sono qui le tende e il lampadario. Quindi questo è quanto. Adesso vado a fare lì le taccole, i fagiolini, come si voglia, e poi vediamo se riusciamo a fare qualcosina. Vieni, vieni, cos'è qua, no? Per il parto, appunto, per preparare questa valigia, perché in realtà sono parecchio, diciamo, in ritardo. Per giusto, bisognava farla già da una settimana almeno, essere già tutto pronto. Va bene, piano piano le cose si fanno. Tanto adesso sarà tutto da assemblare. Ho preso già i sacchetti di plastica per mettere le cose dentro. Io mi trovavo bene con quelli di Ikea, quelli grandi grandi, però che è chiuso, quindi non ci ho pensato quando ho fatto l'ordine a prenderli. E quindi ne ho presi un paio dal DM, sono un po' diversi, non li ho ancora aperti, però metterò lì tutti i vari cambi, le varie cose, che viene molto più comodo. Comunque adesso vado, faccio queste cose qui, perché sono già le 3 e basta, ci vediamo dopo. Allora, mi sono messa di qua così c'è abbastanza luce, e in più i bimbi sono di là. Almeno stiamo tranquilli e ci possiamo fare due chiacchiere. Allora, ho preso le cose che ho comprato, anche se onestamente avrei potuto anche non comprare nulla. Qui ho la lista delle cose che chiede la clinica, che sarà diversa rispetto a dove sono nati Nea e Mirko, perché il mio dottore ha cambiato. Questa sta quasi in centro, un po' più lontana, però è uguale. Io comunque seguo il mio medico, e praticamente la lista è lunghissima, ma non è niente di che, perché c'è soltanto scritto di portare i pigiama, c'è solo le cose per me: pigiama, pantofole, vabbè, vari documenti, una carta di credito, dei soldi contanti, calzini. Come si chiamano? I fermagli per i capelli, occhiali o lenti a contatto, cioè, quindi nulla, nulla di che. Qui, ad esempio, anche vestiti per i bambini, in realtà non te li chiedono, perché li vestono loro hanno i loro vestiti, e boh, io però li porto. Ad esempio, Enea è stato vestito da loro, Mirko l'ho vestito io l'ho chiesto, loro mi hanno detto va bene, non c'è problema, farò lo stesso anche con Giulia. Però questo ospedale, no, non è una clinica, non lo conosco, quindi non lo so, magari mi dicono anche di no, vedremo. Però io i vestitini li preparerò. Comunque io delle cose me le sono ovviamente prese, ora ve le faccio vedere. La maggior parte sono tutte in mini taglie, così occupano meno spazio, e via dicendo. Quindi, allora, la prima cosa, vabbè, a parte questo, così adesso la guardo. Queste sono le buste di Ikea che io utilizzavo, per fare la valigia, perché mi entravano anche i miei vestiti, il mio pigiama, e quindi li mettevo tutti quanti qua, avevo il cambio completo. Però appunto non ce li ho, e ho preso questi al DM, alla misura più grande, 5 litri, ma non so se, vediamo, se è la stessa, vabbè sì, dai, più o meno siamo lì, forse questa di che è più grande, sì, poco poco, no, ma forse 2 centimetri neanche più grande, quindi
va bene questa. Qua c'è la frutta e la verdura. E poi io metterò qui con le etichette, scriverò tipo primo cambio, secondo cambio, terzo cambio, così da essere più pratico, sia se li prendo io, ma anche se li deve prendere qualcun altro. Quindi vabbè, sicuramente munitivi di bustine. Quindi ho preso questo. Poi, altra cosa, io non porto asciugamani di nessun tipo perché lo trovo poco pratico e poco igienico, ma prendo questi, questo è già per la terza gravidanza, sono sempre gli stessi, che sono questi che, come si vede anche dal disegno, una volta bagnati sono talmente resistenti che si possono anche strizzare, così. Si è a posto, uno si dà una pulita, una lavata, una sistemata, butta via, non sai se no dove mettere l'asciugamano, poi è bagnata, poi è sporco. Quindi vado di queste e ne ho prese due confezioni. Poi nelle mini taglie, vabbè, classico lo spazzolino, ho preso questo qua che si può anche richiudere perché io uso a casa quello elettrico, quindi ne ho preso uno di questi qua, mini taglia del dentifricio, mini taglia del colluttorio, una mini taglia di spuma per i capelli, è sempre una mini taglia, qui le utilizzano tantissimo, io no, però intanto mi poggio all'etico di Willy, ed è lo shampoo secco, nel caso dovesse servire, tipo con Enea lo usai, vabbè che era luglio, però. Quindi ne ho preso una di queste, sempre mini taglia, e sempre mini taglia anche una crema per le mani. Poi, detergente intimo, qui con detergenti intimi o vai in farmacia, quindi di quelli proprio apposta così, o anche questi qua da supermercato, niente di che. E poi un sapone per le mani, io ho preso proprio il classico, il Dove, così in modo da poterlo utilizzare sia per le mani ma sia per lavarmi ovviamente a pezzi. E poi, visto il periodo, ho trovato questo che non ho mai preso, che sono delle salviette, sono così, no? Sono tutte chiuse, ops. Queste qua disinfettanti. Visto che il periodo lo richiede, quindi ho preso questo e poi sempre dello stesso principio anche questo disinfettante però è spray per utilizzare ovviamente per il bagno, quindi preso questo qui per il momento le condizioni Covid sono in questo modo, io 48 ore prima farò il tampone. Lo farà anche Daniele. Daniele lo farà a pagamento, mi pare che costa sui 60 euro e può assistere ovviamente al parto, tutto quanto. Ed è anche l'unico che potrà venire anche per le visite. Mi pare dalla mattina dalle 10 fino alle 5 del pomeriggio potrà venire soltanto una persona e soltanto quella che è stata tamponata, diciamo così. Quindi, ok, questo. Poi, vabbè, i classici, questi, per il postparto, non li ho comprati, sono quelli che mi erano rimasti da Mirko, li avevo conservati, quindi ce li ho, quindi si va di questi. E poi per ultimo, una cosa che in realtà era un po' indecisa se farvela vedere perché me ne vergogno un pochino, però siccome ho pensato che ci sono tante future mamme, neomamme che mi seguono qui in Germania, ma anche in altri posti fuori Italia dove non è disponibile nei bagni il bidet perché non c'è il bidet, faccio vedere questa cosa perché ci sono le docce ovviamente, però non sempre è possibile farsi una doccia. Poi, ad esempio, nel mio caso farò il cesario. Non è che posso fare la doccia, però ovviamente. Quindi c'è una cosa che si trova già anche lì, però no, non è molto igienica. Quindi l'ho comprata per me personale. Una volta poi uscita dall'ospedale, questa cosa verrà buttata.
E quindi la condivido per, appunto per tutte quelle neomamme che si trovano in questa cosa e magari non sanno, non ci pensano, vabbè. Quindi semplicemente un brick di questi per fare tipo le torte a poco più di 1 euro, ve lo portate, è vostro, a meno che non vogliate utilizzare quello in comune con tantissime altre, prendete questo. E ci si lava, ecco, questo è un piccolo disagio di questa cosa, ma vabbè. E basta, poi per il resto non ho preso più nient'altro per me, anche perché mi sembra che c'è già tutto. E soltanto per Giulio ho preso 2 cose, una è questa qua della Veleda, che è una cremina corpo e viso, perché ovviamente i neonati poi iniziano a cambiare la pelle, no? Delle manine, dei piedi, sì, tutte screpolate, quindi utilizzo un po' di questa. E poi le salviette per il cambio, che ho preso queste qui, che sono le salviette forse più care che esistono in commercio. Allora, sono 180 e pagate 8 euro e mezzo più o meno, però sono anche le migliori. Sono grandi, sono pienissime d'acqua, infatti il 99%, 99,9% addirittura è formato d'acqua, però siccome appunto i primi giorni del neonato sono un po' è difficile dal punto di vista del cambio, e queste sono ottime. Non so se ci sono proprio questo tipo in Italia, questa marca. So che le ha fatte anche la Pampers, questa qua a base d'acqua, però non la conosco. Questa invece è ottima, quindi è l'unica cosa che ho preso. E basta, quindi adesso vediamo di riuscire a impacchettare qualcosa, di etichettare qualcosa, e così vediamo di concludere questa valigia, anche perché io la data la so, ho avuto la data, non la dico per la scaramanzia, no? Però diciamo che manca molto molto poco, mediamente poco, ecco, a metà mese ho anche il... come si chiama? Colloquio con l'anestesista, vabbè, le solite cose, i vari consensi, queste cose qui. E basta, dai, direi che ci siamo quasi e qui è tutto in alto mare. Vabbè, comunque, vado, provo a sistemare queste cose e poi ci vediamo dopo, sicuramente solo per i saluti perché questo video è lunghissimo. Bene, sono ritornata in cucina perché ho messo le patate nel forno e in più sto per mettere anche queste che sono congelate. Spesso mi chiedete dove le prendo, io queste qua le trovate nel banco frigo da Lidl e sono più buone addirittura di quelle del Lidl stesse, perché quelle del Lidl il giorno dopo sono un po' dure, mentre queste rimangono belle morbide, si tengono 10 minuti più o meno fuori, tempo che si ammorbidiscono un po', e poi si aggiunge il sale grosso che è già incluso nel pacco. E va bene, qui c'è il marito con una novità. Ciao ragazzi! Ha tagliato i Sì, capelli. finalmente l'ho tagliato. Sì, È venuta col decespugliatore, la giardiniera. No, il fiore, la La giardiniera. giardiniera, sì, praticamente è venuta la vicina di casa, è una parrucchiera che lavora al centro commerciale, di questi tempi è in orario ridotto, come l'abbiamo saputo è venuta a casa, lei è entrata così, noi abbiamo detto di indossare la mascherina, quindi eravamo tutti con la mascherina, pure Mirka ha voluto la mascherina, infatti lei rideva per tutto il tempo, ha riso. E alla fine siamo rimasti che mercoledì li taglio anche io, quindi almeno sta qui a casa, anche se sono 1 anno e mezzo che non taglio i capelli, quindi alla fine ho deciso via, li taglio. Vi faccio Taglia vedere, zero, no, diciamo, vi come faccio facciamo? vedere Enea che oggi non si è visto proprio, poi lo so che mi venite a dire che vi manca. Enea, vieni qua! Enea, vieni! Oggi sta facendo sciopero oggi. Sciopero social, come si Sciopero dei so. Enea! andiamo a presentare. Vieni, vieni a salutare, vieni!
E quindi basta, noi vi salutiamo qua perché questo video è stato lunghissimo. Mi faccio vedere poco, ma quando mi faccio vedere, facciamo il travaglio. Facciamo il travaglio. Enea, vieni a salutare, che poi dicono che non ti hanno visto. Dai, vieni, Viene, viene a vieni. Vieni. salutare. Aia, mamma mia. Aia. Ci siamo. Ecco. Beh, che vuoi dire? Vai, balla. Ciao, io Il succo? Che vuoi dire tu? sono Mi sto Emilia. cadendo! Sono Nea. Io sono Nene. Gira, Faccio un po'. Guardate la televisione. Sì, dopo la guardano. Va bene, salutiamo? Va bene, Va bene, dai, dai, quindi vi venite, salu venite che salutiamo. Vi salutiamo. mandiamo un bacio. Signori. Signori. Buon Natale, E va bene, buon ciao a Natale, un tutti. bacio a tutti e Ci vediamo. alla prossima!